sempre più festival, anche dentro un ascensore. Siamo oggi al liceo Pascoli, dove stiamo per andare a fare due chiacchiere con i rappresentanti, ovvero la signorina Karen e il signor Daniele. Buongiorno a tutti e due. Allora, partiamo da Daniele. Com'è andata l'anno scorso? Divinamente. Ci aspettavamo di vincere. Avete vinto? Abbiamo vinto, ovviamente. Vinceremo anche quest'anno. Ah, così proprio? Sì. Non può essere altrimenti. Perché? Motivamelo. Abbiamo pensato ad ogni dettaglio, ad ogni singola categoria, l'abbiamo curata alla perfezione e il risultato deve essere il massimo. Beh, allora poi ci rivedremo dopo il festival e vedremo se avrete vinto sul serio. Karen, invece, raccontaci un pochino dove siete veramente forti quest'anno. Ma io credo che con l'organizzazione che c'è quest'anno siamo bene o male forti in quasi tutte le categorie. Io personalmente faccio musica classica, quindi mi sento molto sicura della mia categoria. Poi anche il musical è una novità, e novità anche in altre categorie come gruppi musicali, quindi puntiamo anche sul scuotere l'animo dei giudici. Voi avete una grandissima fortuna qui al Pascoli, perché siete molto seguiti e dai professori e soprattutto dalla vostra preside, giusto? Sì, certo, la preside ci aiuta moltissimo, è molto dentro anche il clima, viene anche a vedere alcune prove, quindi siamo molto contenti anche di questo supporto dall'alto. Ci saranno anche alle serate? Sì, certo, logico. A festeggiare come solo i professori del Pascoli sanno fare. Ma adesso torniamo un attimo all'anno scorso. A me puoi dirlo, c'è qualcosa che non vi è piaciuto? Una categoria dove dovevate vincere ma non avete vinto? Se ci pensi vuol dire di no. Unplugged forse. E mi aspettavo un primo posto, anche se effettivamente il primo posto di Renaro era meritato. Però personalmente tifavo il primo posto ancora per la mia scuola. Il brano che hanno portato meritava veramente tanto. Magari vi rifarete quest'anno? Io penso di sì. Penso di sì. Ah, abbiamo il rappresentante del festival più convinto che io abbia mai incontrato, e va bene così, perché così si va a vincere. Facciamo un in bocca al lupo ai tuoi colleghi, ai vostri colleghi. In bocca al lupo, ragazzi. E dopo aver parlato con i ragazzi, non potevamo non venire dalla preside Canal, che sarà soddisfattissima per la vittoria dell'anno scorso. Felicissima, è tutto l'anno che continuiamo a ribadire la nostra felicità. È andata molto molto bene l'anno scorso. Sono stati bravissimi i ragazzi, siamo soddisfatti tutti veramente. E quest'anno invece? E quest'anno speriamo di ripetere quanto è stato fatto l'anno scorso, ma devo dire in tutta onestà che bisogna anche accontentarsi, no? Chi si accontenta gode, per cui siamo già molto felici così. Se quest'anno vi siamo, meglio ancora. Come la vede la preparazione dei ragazzi? Ragazzi molto molto attenti, molto seri, molto disponibili. Mi piacciono. Hanno fatto alcune scelte su cui non sono assolutamente d'accordo. Ho litigato un po', vedremo cosa succederà. Beh, ci sta anche un pochino litigare. Certo, litigare in senso positivo, in senso positivo. Abbiamo discusso su quello che secondo me e secondo loro era meglio presentare. Vedremo chi avrà ragione. Allora, per concludere, facciamo un in bocca al lupo ai suoi ragazzi? Certo, in bocca al lupo, veramente con tanto tanto amore ed affetto, come ho sempre fatto. So che altri colleghi non sono così attenti al festival come lo sono io, però per me è importante, perché ancora di più fa il gruppo, ancora di più i ragazzi, noi docenti e tutti siamo il Pascoli. Grande ritorno al Festival Studentesco 2016 al professor Marco Pinamonti qui al Pascoli, che l'anno scorso ha seguito i suoi ragazzi tantissimo. Lei c'era tutte le serate, conferma? È vero, hai ragione. E quest'anno li seguirà ancora come l'anno scorso? Sempre meno. Perché? Perché li lascio che si esprimano più per conto loro e devono farcela da soli. Come pensa che andrà quest'anno? Io spero molto bene, devo dire che non ho visto molto finora, quindi non mi sbilancio come l'anno scorso, però mi fido molto delle persone che stanno lavorando, so che sono bravi, quindi non ho dubbi che faranno il loro meglio. Adesso a noi ce lo può dire, quanto ha festeggiato l'anno scorso quando avete vinto? Forse un po' troppo, devo dire, però erano 19 anni che non si vinceva, quindi io credo che fossero giustificati i festeggiamenti. Assolutamente sì, confermo. Allora ci rivediamo al festival? Certo, sicuramente. Ciao, buona giornata. Ciao a tutti. Chi domina? Pascoli! Perfetto, grazie.